Serie B Win. Appassionati. Appassionati della Serie B Win, buon pomeriggio da Giampiero Foglia Manzillo, Stadio San Nicola, in campo Bari e Spezia per la 39esima giornata. I biancorossi alla ricerca di punti, di un successo per cercare di rendere il percorso verso la salvezza più tranquillo. Un po' quello che sta accadendo alla formazione di Gigi Cagni, che nelle ultime 5 partite ha ottenuto 4 vittorie. È una situazione di classifica al momento assolutamente confortevole. L'appoggio sulla sinistra, dove arriva Rossi, scarica il mancino, pallone sull'esterno della rete. L'opportunità per il Bari dopo 9 minuti porta la firma di Andrea Rossi. Adesso è proprio Piccini che ha ricevuto palla, lo insegue Ghezzal, se ne va Piccini, punta anche Rossi, le sue finte, palla dentro, il destro a giro di Bovo, pallone che termina sul fondo. Poi Bellomo la batte dentro, il colpo di testa di Ghezzal, il miracolo di Guarna che ha messo sopra la traversa. La chance con Abdelkader Ghezzal che riesce a salire più alto di tutti. Caputo il suo movimento a liberarsi di Goyan, attenzione a Ghezzal, il suo break, 2 contro 2, cerca lo spunto l'algerino, area di rigore, apre per Shaudone, pallone in rete, il gol di Daniele Shaudone dopo 34 minuti, cambia il punteggio al San Nicola, 1-0 per il Bari sullo Spezia. Si stacca Fedato, solo Bellomo in barriera. Porcari la mette dentro, il colpo di testa di Goyan, pallone sul fondo, liberissimo di colpire il centrale rumeno. La battuta col destro, secca, pallone in porta, il pareggio dello Spezia. Minuto 16 della ripresa, secondo gol in campionato per il capitano dei Liguri, Filippo Porcari. Torna in equilibrio il match del San Nicola, Bari 1, Spezia 1. Si fa vedere Ghezzal, cerca lo spunto, arriva in sovrapposizione Rossi, Ghezzal con il destro, prova diretto verso la porta, il raddoppio del Bari, ci ha messo la testa Francesco Fedato, torna in vantaggio la squadra di Torrente dopo 19 minuti, Bari 2, Spezia 1, il sigillo, il quinto in campionato per Francesco Fedato, Bari di nuovo avanti. Va in sovrapposizione Piccini, il cross invece, palla allontanata da Cepitelli, Garofalo col mancino, Okaka non ci arriva, palla che attraversa tutta l'area piccola e si perde sul fondo. Altro cambio intanto nelle file del Bari con l'ingresso in campo di Enrico Altobello. Mario Rui ha battuto, ci sarà calcio di punizione e molto probabilmente un altro cartellino che non è neppure giallo, è rosso diretto. Finisce prestissimo la partita di Altobello. Calcio lunghissimo. Fischia Irrati, finisce al San Nicola. Il Bari batte lo Spezia per 2-1.